Mamma, comincio con lei? Allora, Filippo è il primogenito, assieme a Francesco e assieme a Giovanni. Ed è piccinino, 2 anni e mezzo, quando comincia ad ammalarsi. Sì. Ed era solo in quel momento, perché c'era soltanto lui, è vero, sì, Anna? Sì, io stavo aspettando Francesco quando gli hanno fatto questa diagnosi e tra l'altro è stato un momento abbastanza critico perché io ero in ospedale, cioè avevo una gravidanza molto difficile, tra l'altro Francesco infatti è nato molto prematuro e quindi nel momento in cui Filippo si è ammalato, pochi giorni dopo è nato Francesco e quindi c'è stato proprio un momento piuttosto difficile. E quando l'amore deve essere diviso tra quel figlio che ha bisogno di te e quello che è appena venuto al mondo, quindi quando non sai davvero come dividere. Sì, sì. E beh, una delle prime cose che una delle cose che mi ricordo, insomma, è stata che Filippo ha ricevuto la diagnosi e io ero in ospedale e ho parlato al telefono con Stefano e lui mi ha detto, io gli ho detto: guarda, io sono qui in ospedale e non so quanto ci rimarrò, perché comunque io ero al 6° mese di gravidanza, quindi e gli ho detto: però non sei solo, cioè questa cosa la facciamo insieme. E lui mi ha detto: però tu devi anche occuparti di Francesco, certo, che ha una vita che ha la stessa identica dignità di quella del bambino che è già nato. Quindi Stefano, idiota la domanda se la facessi in questo modo, cioè che cosa il suo primo pensiero dopo questa diagnosi, lei aveva una vita appena nata, anche in condizioni estreme, diciamocelo chiaro, e Filippo che aveva bisogno di un overdose di amore, lei la sua prima reazione qual è stata? Disperazione, perché voglio dire, la fede ce l'avevate da sempre, però vi voglio sfrugugliare, ma vi è servito in quel momento a dare una giustificazione, a dare una risposta? Sì, devo dire che appena avuta la notizia, poi io ero andato lì, Filippo aveva la febbre, come dire, poteva essere una cosa anche banalissima, quindi mai mi sarei atteso una cosa del genere. Lì per lì lo sconforto, chiaramente, il pianto. Però devo dire che poi quello che ho pensato, stavo lì in una stanzetta del pronto soccorso con lui che dormiva su un lettino e non lo so, mi è venuto spontaneo di dire: Signore, ti ringrazio per questi 2 anni e mezzo che mi hai dato. Perché vedevo Filippo, vedevo un miracolo incredibile, perché Filippo ha portato nella nostra vita, cioè almeno a me personalmente ha insegnato che cos'è l'amore per un figlio, l'amore che, come dire, il Padre Celeste ha per noi. E quindi, come dire, lì per lì mi è venuto di pensare: va bene, ok, abbiamo avuto 2 anni e mezzo, sono stati 2 anni e mezzo straordinari. Ma voi avevano detto da subito che la situazione era molto difficile, grave? La situazione di Filippo era molto grave. Diciamo, per essere, diciamo, un bambino con la leucemia era una situazione molto critica. Aveva dei valori del sangue completamente sballati. E, tant'è vero che ce ne siamo resi conto dopo, perché lì per lì non avevamo conoscenza di nulla, ma poi ci hanno spiegato che Filippo non sarebbe potuto sarebbe potuto succedere che fosse morto in quel momento. Don Stefano, faccio non l'avvocato del diavolo di più. Allora, famiglia di credenti, di quelli veri, quelli che Gesù Cristo lo hanno messo in mezzo a loro da quando hanno detto sì. Grande amore, amore per la vita, perché comunque sia c'era un altro bambino in arrivo, ma perché proprio a loro? Posso dire, sto Dio che noi amiamo tanto, che loro vivono, con cui si addormentano la sera, si svegliano la mattina, ma ste prove, perché? Questa è una bella domanda, una terribile domanda secondo me, perché è proprio la domanda senza risposte, perché è il mistero del male, il mistero di una malattia così a un innocente, è qualcosa che pone problematiche grandissime. Il perché ce lo poniamo tutti ed è difficile dare una risposta. Quello che posso dire è che era il luogo, è terribile dirlo, ma adatto, nel senso, ha trovato 2 persone che potessero accompagnare questo bambino e che ci hanno dato una testimonianza straordinaria, perché io dovrei dire grazie sempre a loro, perché sono loro che ci stanno dando fede, mi hanno fatto riscoprire che cosa significa la speranza, mi hanno fatto riscoprire che cosa significa la vita eterna, e credo che per un sacerdote sia una cosa straordinaria. Anna, com'era Filippo? Perché poi lo diciamo, apro e chiudo una parentesi, Filippo ha lottato 6 anni,
Attenzione, questo è un dato molto importante sul quale poi torneremo. Com'era Filippo? Dunque, Filippo è stato un bambino precoce, nel senso che ha camminato, che non aveva nemmeno 10 mesi, ha parlato presto, aveva 1 anno e faceva i puzzle, cioè era un bambino sveglio e... questa cosa, diciamo, se da una parte mi metteva paura perché diceva è come se lui facesse tutto presto perché non avrà tempo per farlo dopo, però nel frattempo ha fatto tante cose e nonostante la sua malattia, nonostante le limitazioni, perché quando un bambino, quando chiunque si sottopone a determinate terapie non può fare tante cose, cominciare dal non poter mangiare tutto, non poter frequentare persone, non è mai andato a scuola. Però nonostante questo non è mai andato a scuola? No, lui ha fatto il primo anno di asilo quando aveva 1 anno e poi dopo la malattia non è più andato a scuola. Ha fatto 1 anno di materna anche, in un momento insomma in cui era, però la scuola elementare che per vita esempio, ha fatto Stefano, Filippo? Sinceramente. Beh, Filippo, non lo so, io alla fine mi sento di dire che ha avuto una buona vita, nel senso che sì, ci sono stati tanti momenti, lui ha sofferto molto perché poi, come dire, la malattia ha richiesto tante cose, tanti esami, tante terapie piuttosto invasive. È stato per tanto tempo in ospedale, però devo dire che poi ha avuto anche lunghi periodi di benessere, nei quali, come dire, ha fatto una vita quasi normale. Io mi ricordo il penultimo anno in cui siamo stati a Monza per una terapia sperimentale, perché ormai avevamo provato tutto, l'unica cosa che rimaneva era questa terapia sperimentale, che poi è stata effettivamente molto utile perché ci ha regalato un altro anno. Ecco, l'ultimo anno è stato un anno straordinario, abbiamo fatto, diciamo, siamo rimasti in Nord Italia per 10 giorni, abbiamo passato 10 giorni meravigliosi, abbiamo visto tante cose, l'abbiamo portato un po' in giro, quindi l'ultimo anno, e poi lui è stato sostanzialmente bene. Certo, gli sono state private molte cose, soprattutto diciamo l'amicizia con i suoi coetanei, perché alla fine ha potuto frequentare molte poche persone, ha vissuto soprattutto con gli adulti. Lui con i coetanei aveva un rapporto un po' difficile, mentre invece si trovava molto bene con gli adulti, perché chiaramente aveva vissuto tra medici, infermieri, e noi genitori, parenti. Però, come dire, alla fine non mi sento dire che sia stata una vita, come dire, andata male. Cioè, alla fine ci ha dato tutto. Anna, ad un certo punto, che cosa fosse la malattia? Vi ha fatto mai domande dirette? Che tipo di risposta gli avete dato? Dunque, a noi personalmente non ha mai fatto domande che ci potessero far pensare che lui sapeva o comunque aveva paura della morte o conosceva la gravità della sua malattia. Lui di queste cose parlava con persone di cui noi ci fidavamo e quindi lui percepiva questa fiducia, però non direttamente con noi, un po' come se lui volesse proteggerci, e questo ce l'hanno detto tutte queste persone con cui lui ha espresso queste preoccupazioni. Però lui, cioè, a casa nostra si è sempre parlato di vita, di morte, di vita eterna, di paradiso, un po' perché noi siamo fatti così e un po' perché poi le cose, la condizione lo richiedeva. E lui era sereno. E tant'è vero che, ecco, questa cosa volevo raccontare, all'inizio di novembre, lui è andato in paradiso il 20 novembre. E è andato in paradiso. All'inizio di novembre già stava abbastanza male, soprattutto per dolore fisico, lui aveva i polmoni che non funzionavano quasi più e la polmonite è dolorosa. E una mattina, io ero già a casa, quindi era l'inizio di novembre, eravamo sul divano e lui era veramente stanco, era proprio provato. E mamma, quando mi passano tutte queste cose? Quando è che finiscono tutte queste malattie, tutta questa... tesoro mio, cioè, lui stava morendo, io non potevo dirgli prima o poi ti passa, perché io non gli ho mai mentito su questa cosa. Però anche dirgli guarda che stai per morire non mi sembrava nemmeno il caso. Quindi io gli ho detto, tesoro mio, non lo so, non so quando ti passano, però se non ti passano te ne vai subito in paradiso, va bene? E lui mi ha detto va bene. E quindi, cioè, c'è tanto. Anna, dietro... posso farle una domanda? Forse io non riesco a fare bene il mio ruolo oggi perché sono forse più una telespettatrice, ma come si fa
francamente, a diventare come lei, ad essere come lei. Io in questo momento immagino quante persone stiano dall'altra parte del telescherm. Noi siamo molto visti negli ospedali, nelle chemioterapie, perché ricevo lettere di tutti i tipi, anche in questo senso. Immagino una madre e un padre che stiano dall'altra parte. Cioè, come si diventa così? Questo Dio riesce a fare anche questo? Fateci capire un momento come si arrivi anche a parlare di paradiso a un bambino che chiede umanamente solo che il dolore passi. Non si diventa, cioè... Io non ho fatto niente, l'unica cosa che ho fatto è stata dire: mi hai mandato questo freddo, adesso mandami i panni. Nel senso, no, si dice a Roma, Dio manda il freddo secondo i panni. Questo freddo lo accetto, me l'hai mandato, hai scelto me, adesso però mi devi aiutare. E Dio aiuta, cioè non c'è niente, altrimenti sarebbe impossibile. Io veramente non mi sento di aver fatto una cosa straordinaria, la gente mi dice sei brava. Non sono io che sono brava, è Dio che è bravo, cioè lui dà la croce ma poi la porta lui. Stefano, voi non vi siete mai nascosti, in genere quando si hanno queste diagnosi la prima cosa che si fa, ci si serra in casa, ci si dispera, perché purtroppo è così la reazione, ci si chiede perché proprio a me, proprio è la trafila che si è sempre, che si fa, probabilmente chi ha vissuto questa situazione l'abbiamo fatta veramente tutti. Perché avete deciso di, non dico gridare al mondo, ma perché avete cercato l'aiuto? Avete avuto bisogno che ci fossero anche altri, quelli della vostra chiesa, quelli della vostra parrocchia? Perché? Ma diciamo, la cosa è cominciata con un'altra finalità. Diciamo, abbiamo deciso di aprire una sorta di journal in cui periodicamente mettevamo gli aggiornamenti sulla situazione di Filippo. L'obiettivo era sostanzialmente quello di diffondere le informazioni a tutti i nostri amici e parenti contemporaneamente, mettevi su internet il post e tutti lo leggevano. Poi devo dire che ci siamo resi conto che questa cosa ci serviva per tirare fuori le nostre difficoltà, le nostre ansie, le nostre paure, e abbiamo trovato attraverso questo strumento una comunità enorme che c'era intorno. Abbiamo scoperto che c'erano tantissime persone, ma voglio dire davvero quasi in tutto il mondo, che pregavano per Filippo, e il calore che ci è arrivato attraverso questo mezzo è stato incredibile. Questa sicuramente è stata una cosa che ci ha aiutato molto. Devo chiarire una cosa, perché noi siamo abituati a raccontare tutti i fatti nostri su internet, purtroppo chi non sta su Facebook viene emarginato. Io vi dico che apprendo di amiche lontane che hanno avuto un bambino una cosa perché lo dichiarano. Questo, lei ha detto journal, io dico questo blog, tra virgolette, sì, sì. Piovono miracoli, attenzione, perché poi questo è il punto cruciale. Non è stato un modo per semplicemente fare i fatti vostri a tutti, ma perché è diventato uno strumento di preghiera, esattamente come voi lo state raccontando, grazie Enrico perché ce lo sta facendo vedere. Don Stefano, sono arrivate delle preghiere per Filippo e poi questa pratica si è diffusa quasi miracolosamente. Si sono formate delle catene vere di preghiere, proprio vere, dove le necessità e i bisogni di una persona, di una famiglia, diventavano i bisogni di tutti. Questa è una preghiera valida. Sì. Io per esempio non conoscevo Filippo, perché voi dovete sapere che loro erano nella nostra comunità, poi sono andati a vivere fuori, esatto, Roma. Esatto. E ci siamo. E quindi io seguivo un po' questa storia di questo bambino perché altri della comunità lo conoscevano. E quindi io seguivo da lontano questa situazione. E poi è il momento della condanna a morte, in un certo senso, di questo fine agosto, in cui hanno saputo che abbiamo iniziato a vederci, a seguire, perché ha fatto la sua prima comunione. Che è stato un altro momento bellissimo. Un altro momento bellissimo e nello stesso tempo molto semplice, perché nessuno lo sapeva. Abbiamo cercato di farlo in una messa normale e lui si è messo in coda come tante altre persone e non abbiamo voluto fare pubblicità su quello che stava succedendo. Però era il giorno dell'esaltazione della croce e questo è stato particolarmente importante. Per tornare alla sua domanda, la cosa è la catena di preghiera è semplicemente perché è lì che si sente cosa significa la comunità. Oggi c'è questa impressione che la fede si deve vivere personalmente, che io scelgo le cose così. Invece lì si sente che cos'è il senso della Chiesa. È una grande famiglia che vive insieme momenti belli e momenti brutti. E noi abbiamo voluto far sentire anche a questa famiglia cosa significa essere insieme nei momenti difficili.
E abbiamo vissuto questo in maniera straordinaria, perché loro sono straordinari. Tra l'altro, Don Stefano, in maniera anche molto concreta, perché Anna, tra le altre cose che nascono, ci sono 7 preghiere, che sono quelle che hanno accompagnato, diciamo d'agosto, quando ormai avete capito che non c'era più niente da fare, fino al 20 di novembre, che non se ne va in paradiso il nostro Filippo. 7 preghiere con delle finalità, sì. Posso dire finalità? Sì, non sì, 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 assolutamente. Precise, le vogliamo raccontare. È la parola esatta, perché a un certo punto ti dicono tuo figlio non ha speranze, allora tu devi puntare su un'altra speranza, e quest'altra speranza è che rimanga qualcosa, cioè che non sia stato vano tutta la fatica, tutto l'amore, tutto quello che è stato fatto. E quindi affidargli un compito per dopo, e io in questo credo profondamente, cioè non è, e quindi nei momenti difficili, questo diciamo fin dall'inizio, comunque soprattutto poi quando lui è stato molto male e quando era più grande, quindi poteva capirlo, nei momenti difficili, mamma perché sto male, perché proprio io, tesoro non dire perché proprio io, ma offri a Gesù questa sofferenza, cioè Gesù ha sofferto sulla croce per noi, tu aiutalo con questo tuo dolore, aiutalo, e quindi in questo momento prega. E poi prega per che cosa? Questa era un'occasione straordinaria, no? Nel senso che lui poi sarebbe andato in cielo, per cui queste preghiere, queste intenzioni che io gli stavo affidando, lui io immagino se le sia portate. Per cui non sono venute tutte e 7 insieme, sono venute un po' alla volta. Adesso quando preghi, concentrati e prega per i bambini che sono stati male o che stanno male come te. In particolare c'è un bambino che si chiama Giacomo, che ha fatto il trapianto poi a fine novembre e che ha quasi 3 anni, cioè è molto piccolo, e lui l'ha conosciuto e si è anche stupito del fatto che bambini così piccoli, senza ricordarsi che anche lui era così piccolo, no? E poi naturalmente per la famiglia, per i fratelli, e per noi, per la nostra unione, perché poi è difficile quando succedono queste cose. E poi ecco delle cose che a noi stavano molto a cuore, cioè donne che non riescono ad avere figli e che quindi che possano averli, o comunque che possano aprirsi alla vita, per le persone che non credano, perché conosciamo tante persone che non hanno invece questa fede, questa accoglienza di Dio, per riuscire veramente ad aprirsi, e poi per i bimbi che devono nascere e che magari hanno dei problemi. E i miracoli hanno cominciato a piovere davvero attraverso questo modo di raccontare, di non nascondere la verità, fino poi a quando il funerale di Filippo non è stata una festa, guardate, non è un controsenso, una vera festa, una festa per tutta la comunità. Ce ne andiamo un momento in pubblicità? Stamattina avevamo chiesto un po' di attenzione in più, di stare con noi, perché avevamo bisogno di compagnia, di stringerci attorno ad una famiglia che ha sentito il calore di una comunità, quella di San Giovanni Battista De Rossi, che appunto ha saputo riscaldare il cuore di un padre e di una madre, Anna e Stefano, alle prese con 6 anni di malattia del piccolo Filippo, che si ammala a 2 anni e poi muore a 8. Muore il 20 novembre di quest'anno, dello scorso anno, il 21 un funerale in questa chiesa, che in realtà tutto era fuorché un funerale. Stefano, con gli occhi di un papà, posso chiederle di riportarci a quel giorno? Beh, allora, diciamo, chiaramente dopo la morte di Filippo c'è stato ovviamente un momento di dolore, però poi, come dire, ripeto, abbiamo avuto tempo di prepararci a questo evento, e quindi poi diciamo da questo siamo passati alla preparazione, diciamo, dell'ultimo saluto. E avevamo già da tempo, quando abbiamo saputo che Filippo sarebbe morto, avevamo già da tempo, ci siamo guardati con Anna un giorno e abbiamo detto vabbè, il funerale di Filippo lo andiamo a fare alla chiesa di San Giovanni Battista De Rossi. Ne avevamo parlato con il parroco, ne abbiamo parlato con Don Stefano, ci hanno dato ampia disponibilità. Siamo arrivati il pomeriggio, la chiesa era stracolma, ci saranno state circa 1 migliaio di persone. Quella chiesa mai vista così piena, c'erano veramente tantissime persone che venivano anche dal nostro paese, da Monteporzio. Dove voi nel frattempo vi eravate trasferiti. Noi siamo trasferiti lì. E, come dire, noi speravamo in un funerale che non fosse, diciamo, il classico funerale in cui si sta lì, si piange per tutto il tempo, come dire, parole di circostanza, eccetera. Abbiamo voluto che venissero i nostri figli, abbiamo invitato tutti quanti a portare i bambini, perché non ci sembrava giusto che un funerale di un bambino fosse
partecipato da soltanto adulti e vecchietti. C'erano tutti i nostri amici, c'erano veramente tantissime persone e poi, come dire, in qualche modo speravamo che i sacerdoti ci mettessero la loro parte . E in maniera anche inaspettata da parte nostra ne è uscita veramente una festa di Pasqua. Don Stefano, invece per un prete, tra l'altro così giovane, dalla storia anche molto bella, lei è italo-francese, poi un giorno avremo modo anche di raccontarla. Don Stefano, per un prete questa sfida, come ci si prepara a una sfida del genere? Come poi si riesce a realizzare tutti i desideri, i sogni che hanno due genitori che umilmente vorrebbero, ecco, non piangere soltanto la morte di quel figlio? Accompagnando. Sì, abbiamo vissuto insieme questi momenti, gli ultimi. All'inizio dell'agonia ho celebrato la messa nella stanza di Filippo e poi il Santissimo è rimasto lì per tutto il tempo dell'agonia. Quindi Gesù era presente sempre. E quindi vivere con loro questo momento, vivere anche la loro serenità, perché vi devo dire che io, almeno la prima volta quando sono arrivato in quella casa, avevo un po' lo stomaco, insomma, perché il prete dovrebbe essere quello che porta la speranza, ma non è sempre facile. Entrando ho trovato una famiglia serena che mi dava serenità, che mi dava la speranza. E quindi tutto poi è diventato naturale e facile. Anche per me era logico che il funerale doveva essere una festa, anche per me era logico che ci siano i bambini, che tutto fosse come la domenica quando abbiamo la ragazza che si occupa dei più piccoli, tutto era come delle domeniche normali, ma in più era una vera festa. E c'era il coro, tutti erano presenti per festeggiare questa nascita al cielo. E poi abbiamo lanciato i palloni, insomma tutto era abbiamo così. Anche una foto, se non mi sbaglio, con i palloncini celesti, sì, perché sì, che sono saliti esattamente quasi ad accompagnare anche Filippo. Anna, invece, gli altri figli, a Francesco e a Giovanni, come si racconta? Dunque, la nostra preoccupazione maggiore forse era proprio Francesco, perché Francesco adesso ha 6 anni e mezzo, ha fatto 6 anni ad agosto, e dirgli tuo fratello sta morendo, insomma, era una cosa abbastanza complicata. Lui ha sempre vissuto la malattia, lui è nato che Filippo sia ammalato, quindi lui ha sempre vissuto un fratello malato, momenti buoni, momenti meno buoni, momenti in cui lui restava solo perché noi stavamo in ospedale con Filippo, insomma, quindi era più o meno abituato a questa cosa, però naturalmente la morte non era prevista. Negli ultimi giorni noi abbiamo cominciato a dirgli: lo vedi che Filippo sta male, sta sempre peggio, lo vedi che non guarisce. E lui però sembrava non capire, in effetti lui non capiva, perché per i bambini la morte non esiste. Poi c'è stato un momento, Filippo è morto di giovedì, io lunedì sera ho visto che la situazione stava diventando molto critica, ho preso Francesco e gli ho detto: Francesco, io ti devo parlare seriamente, Filippo sta per morire. E lui si è spaventato e mi ha detto: adesso? E io gli ho detto: non adesso, io non lo so quando, però tesoro, vai lì là, stai un po' con lui, salutalo, accarezzalo, e salutalo soprattutto. Questa cosa mi è stata suggerita da una persona straordinaria che mi ha tanto aiutato e che, invece di dirmi parla con degli psicologi, mi ha aiutato lei, insomma, mi ha detto: guarda Francesco, lo devi preparare, glielo devi dire e devi farlo salutare il fratello. E questo è stato risolutivo, nel senso che lì per lì era spaventato e non voleva nemmeno entrare nella stanza, poi si è tranquillizzato, gli saliva sul letto, lo toccava, lo accarezzava, lo baciava, e Filippo si scansava, cioè gli dava fastidio, e poi nei giorni successivi Filippo è stato sempre meno presente, nel senso che era proprio un'agonia, e quindi ha percepito di meno il fastidio, però secondo me ha percepito che il fratello era lì con lui. Chiedono adesso del fratellino? Ogni tanto Francesco dice che gli manca, dice che vorrebbe giocare con lui, e si litigano i suoi giochi. Questo era di Filippo, quindi adesso è mio, no? Questo adesso è mio, quindi hanno questo modo di... Però lo ricordano
com'era bello quando erano insieme. Questa foto l'abbiamo fatta quest'estate in montagna e per me è proprio il simbolo del fatto che adesso Filippo li protegge, li sta con loro, li abbraccia e quindi deve andare per forza bene, insomma. Stefano, basta il ricordo di quello che è stato per colmare il vuoto. Mi spiego meglio, la prima cosa è quanto mi manca. Andare, penso, io, chiunque abbia avuto un lutto sa, io ho avuto bisogno anche di odorare i vestiti di mia madre, di mio padre, quando non ci sono stati più. Quindi per un figlio credo che sia ancora una cosa più grande. Voi adesso come lo colmate questo vuoto? Ma lo colmiamo con la certezza che lui ora è, diciamo, nei cieli ed è, diciamo, in qualche modo non è più vicino a noi materialmente, ma lo crediamo vicino a noi spiritualmente. La mancanza materiale, almeno per me, è molto grande. Io cerco di andare quasi tutte le mattine da lui al cimitero. Però ecco, ripeto, c'è questo pensiero ricorrente, diciamo, di lui che in qualche modo ci è vicino e ci veglia su di noi. Certo, non è sempre facile, chiaramente. Per dire, ieri pomeriggio Francesco ha tirato fuori la scatola con i Lego con cui Filippo giocava sempre, le costruzioni Lego con le quali Filippo era appassionatissimo, e a me riprendere in mano ogni pezzettino che tirava, ogni pupazzetto che usciva fuori da quelle scatole, ha riportato alla mente un'intera vita trascorsa in ospedale o a casa con lui a giocare con queste cose. Quindi Don Stefano, voi vi rendete conto della responsabilità che avete come preti? E purtroppo per voi è molto difficile, perché a volte si vanno a celebrare i funerali di persone che non si sono mai viste in vita vostra, che non hanno mai varcato le soglie della vostra chiesa, Però mi rendo anche conto di che come tutto possa cambiare, quale luce diversa ci sia anche dietro il buio che è quello della morte. Forse su questo varrebbe la pena spendere una parola. Sì, quasi sempre le persone, quando celebriamo un funerale, non li conosciamo, quasi tutti, in particolare in una grande città come Roma. Viviamo tutti la stessa cosa, nel senso, la morte è comune a tutti e quindi la speranza è la stessa per tutti. E il funerale di Filippo mi ha molto aiutato, perché prima i funerali io c'avevo sempre qualcosa di scritto, doveva essere scritto. Poi noi chiediamo qualche informazione, io chiedevo alla famiglia, certo, qualcosa per cercare di personalizzare un po' l'omelia, no? Da quando abbiamo celebrato questa festa di Filippo tutto è cambiato, perché ormai prendo le letture, in particolare della resurrezione, e parlo di questa speranza, di quel fatto che la morte ci apre alla speranza, ci fa capire che è solo un passaggio, ci fa riflettere sul senso della nostra vita. L'altra volta, tra l'altro, domenica scorsa, dicevo questa cosa che dice San Tommaso: e la speranza è il presente del nostro futuro, e rendere presente quello che ci aspetta. E alla fine questo è bellissimo, perché è una finestra verso il cielo. Grazie di averci regalato il sole dietro le nuvole di un, ripeto, di questi cieli terribili che sono quelli che si agitano quando si muore. Abbiamo parlato di festa, penso che sia la prima volta nella mia vita quando si parla di un funerale. Grazie a mamma Anna, grazie a papà Stefano Bataloni, grazie a Don Stefano Cascio. Noi però su questo argomento continueremo ad essere, vi chiediamo davvero, non passate, non cambiate canale, sono argomenti difficili, però queste sono cose che ci riguardano, perché tutta una comunità deve stringersi attorno alle persone che muoiono, soprattutto quando muoiono sole. Ed allora subito dopo la pubblicità, subito dopo questo saluto, andiamo a Crema. Guardate che cosa è stato, tra virgolette, costretto a chiedere il parroco della cattedrale. Guardate qui. Grazie di essere stati con noi.